Certo. far passare tutta l'acqua perché siamo in territorio carsico e in Va. generale non c'è acqua. No, questo lo capisco. Allora, noi bisogna creare un invaso che comunque in qualche maniera, anche se non è a tenuta stagna, ma che comunque l'acqua non la faccia andare via. Il problema della traspirazione si può aiutare mettendo molti alberi nella sponda perché fanno ombra e quindi evitano l'evaporazione. Ma ad esempio tutte le opere idrauliche, bonifiche, non bonifiche, ma non solo le bonifiche, se voi vedete i nostri fiumi, il tentativo è stato fatto, cioè il tentativo. Le opere sono state fatte, che cosa è stato fatto di fatto? Allora, noi naturalmente i fiumi hanno questa, si adattano alle pendenze del terreno e hanno normalmente questo andamento. Questo modello naturale che cosa permette di fare? Io vi do degli accenni, ma poi va sempre visto nel suo complesso. Che cosa fa? Qui abbiamo un elemento di depurazione naturale e dove avviene? Avviene quando l'acqua, cioè quando il fiume è calmo e tranquillo, vabbè, ci abbiamo uno stato. Quando il fiume comincia ad avere tanta portata, in questi punti qui si formano dei vortici. I vortici alla fine si inglobano aria e anche questo movimento dell'acqua, va bene, di per sé fitodepura, avviene un grado di fitodepurazione. Oltre al fatto che se voi qualsiasi fiume, qualsiasi ruscello, non gli rompete le scatole, poi vedrete che si formano tutto un sistema di vegetazione, solitamente si forma proprio, se noi abbiamo anche il deserto, in queste zone qui si formano delle siepi, si chiama ripariali, fatte di alberi. E questo che cosa succede? Anche tutta questa fascia qui, ad esempio, se noi abbiamo dei campi massacrati perché ci si mette concimi, perché ci si butta i fitofarmaci, va bene? Siccome l'acqua delle falde poi e l'acqua superficiale poi va sempre verso l'invaso fluviale. E queste fasce, che sono dette fasce tampone, che prima c'erano in maniera naturale, ma anche tutti i nostri contadini, tutte queste fasce le facevano sempre perché? Perché non per difendersi dall'inquinamento, che poi si è visto che in un sistema del genere molto inquinato, questa fascia qui concorre a fitodepurare, quindi se non abbiamo questa fascia qui, l'acqua che viene da questi campi va nel fiume e è altamente inquinata. Se noi abbiamo queste fasce tampone, invece ci arriva acqua pulita, tanto per cosa. Ma i nostri contadini queste fasce qui le lasciavano perché erano fonte di reddito. Erano fonte di reddito perché io lì ci posso piantare alberi per fare legna da costruzione e quindi alberi alti, alberi più bassi e arbusti per fare legna da ardere e poi posso mettere tante piante che mi possano procurare da mangiare, oltre a diventare un habitat ideale per animali, quindi eventualmente se ho fame mi mangio pure gli animali. E noi che cosa stiamo facendo? Tutte queste fasce tampone perché le togliamo? Le abbiamo tolte, secondo voi?
qual è il motivo principale perché le abbiamo tolte? Eh? Allora, quando l'abbiamo pensata così, che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo preso questa cosa qui e abbiamo detto, sai che per avere più spazio, io invece di fare tutto questo zig e zag e mi rompe i coglioni, faccio un bel tratto di fiume tutto dritto. E in effetti, se io vado a sviluppare la superficie di qui, ho meno superficie rispetto a questa. Quindi ho creato questo sistema ed è per questo, e chiaramente riduco la portata dell'acqua, la velocizzo, e è per questo che quando ora piove un po' di più, noi abbiamo gli allagamenti a tutte le parti. E uno dei motivi è questo, perché noi, mentre il concetto è quello di contenerla il più possibile l'acqua a monte, noi invece la facciamo scorrere velocissimamente a valle, e lì sono disastri annunciati, cioè non è possibile che non ci sia disastri. Allora, quindi il concetto per cui io devo avere più terreno agricolo è ancora peggio, perché fino a che dice vabbè lo destino all'agricoltura, ancora peggio in prossimità delle città, io faccio questa operazione ancora peggio per costruirci. Quindi vado ancora a peggiorare la situazione, perché se ho un terreno agricolo di per sé comunque il terreno mi può accogliere l'acqua e farla andare in falda, mentre se vado a costruire, a cementificare, tolgo anche questa possibilità. Ma prima di arrivare a questo, perché io potrei anche dire, bene, faccio tutto questo canale e ci rifaccio la siepe di alberi, e coi tubo la rifò la siepe di alberi. Voi quando vedete un canale non vedete un albero neanche a morire. È un errore gravissimo. E secondo voi perché? Perché non ci metto gli alberi qui? Per la manutenzione, un albero dà fastidio. Per la manutenzione dà fastidio, perfetto. A chi dà fastidio? Alle macchine. Questo è il motivo. Quindi noi, il fatto di andare in un argine e togliere gli alberi, togliere le piante, che cosa faccio io all'argine? Come lo reggo l'argine? Con il cemento. Quindi, siccome poi il cemento costa, dove non l'hanno fatto con il cemento, li crolla gli argini. Crollano. Quindi non avere piante in un sistema dove scorre l'acqua è una astronata incredibile, e noi con il fatto di risparmiare tempo usiamo macchine mostruose che vanno a distruggere tutta questa biodiversità. Va bene? E guardate bene, queste fasce tampone hanno 200.000 funzioni. Voi, in agricoltura, quando gli elementi hanno solo una funzione, cioè a dire, sto facendo una cazzata, perché quando un elemento è importante deve avere sempre più funzioni, minimo ce ne deve avere 3. Se poi ne troviamo 20, voilà, vuol dire che siamo veramente nella strada giusta. Queste fasce tampone, oltre a dare reddito, va bene, oltre a ospitare un sacco di vita, va bene, erano delle corridoi naturali, perfetto, così me lo ricordo, erano dei corridoi ecologici naturali, cioè un piccolo mammifero, gli anfibi, per muoversi, come devono fare questi fuoricristi?
Questi erano dei sistemi eccezionali perché il sistema delle fasce tampone era riproposto nei fiumi, era proprio naturale anche perché non aveva neanche le risorse, le energie per tagliare tutta questa roba. Ce l'abbiamo poi avute noi con le macchine, ma prima nessuno si immaginava andare lungo un fiume e di tagliare ogni cosa, a meno che non ci dovesse, che so, costruire una città. Però questo sistema qui poi era utilizzato in tutti i corsi d'acqua e i corsi d'acqua erano anche, magari facendo delle fasce tampone più contenute, ma prima, ad esempio in Toscana, i fossetti, quindi la regimentazione delle acque, erano i fossetti di confine. Ai confine ci si metteva comunque le piante perché le piante vicine all'acqua sono quelle che poi ti danno anche più produzione. Quindi tutto il sistema di queste fasce tampone, nei sistemi agricoli precedenti, era un sistema complessissimo ma che garantiva reddito, quindi sostenibilità alle persone e sostenibilità all'ambiente. E noi l'abbiamo anche queste tagliate tutte. Però, tutto questo, una delle funzioni che abbiamo visto, che sono importantissime, hanno anche una funzione di fitodepurare. Quindi se noi abbiamo situazione di campi dove la gente ci butta tutte le schifezze di sto mondo, la soluzione sarebbe quella di non buttarci le schifezze, ma dal momento che quello ce le butta, intanto questo è un buon sistema per fitodepurare. Ma che ore sono? Come funziona voi? Datemelo voi il tempo, perché io. Volete fare la pausa? Ah, si fa una pausa e poi. Cazzo! Ma anche qui? Oh, ce n'è uno che funziona, che l'unico funzionario è quello in telefono. Ah, allora sono io una schiappa. Ignazio ci procurerà delle mappe di questo posto e faremo un'esercitazione, ve lo dico perché così. Ora tutto quello che si dirà stamani, poi dopo lo potete da un punto di vista progettuale mettere in pratica e faremo una prova di progettazione su questo posto sul tema dell'acqua. Siccome in Puglia, come sento, l'acqua è sempre un bel casino, quindi farete una prova di progettazione in permacultura sul tema. Sull'elemento acqua, perlomeno l'acqua vicino, cioè in questo posto, chiaramente. Allora, quindi, avendo qualche minima cognizione di come funziona il sistema palude, noi siamo in grado poi di sviluppare progettualmente di introdurre nel nostro progetto degli elementi che siamo preposti alla fitodepurazione. Quando c'è bisogno di acqua, ma anche, e ce n'è sempre bisogno perché l'acqua è una risorsa importantissima, noi parlando di zone 0, zone 1, ma anche zone 2, noi abbiamo zone dove abbiamo edifici solitamente, no? Le zone le avete fatte. Dove c'è bisogno di più energia. E ecco, in queste zone noi abbiamo la possibilità di trattenerla, di recuperarla. Intanto
Ma anche l'acqua che noi andiamo a fitodepurare è un'altra riserva di acqua che solitamente noi buttiamo, prima la inquiniamo. Quindi prima la inquiniamo in maniera deliberata e poi la buttiamo via. Torno a ripetere, sistemi a secco sono quelli da, però poi ne riparliamo magari dopo, prendendo però il fatto che noi abbiamo questo sistema, quantomeno quest'acqua dobbiamo trattarla in una maniera tale che possa essere riutilizzata. Quindi la depuriamo in maniera naturale e in maniera altrettanto naturale dobbiamo cercare poi di riutilizzarla. No, perché vi dico questo perché non bisogna stare sempre molto attenti alle mode. E vedrete sulla fitodepurazione, visto quel documento che vi ho messo, l'ISPRA, in Italia ci saranno dei grandi spazi anche commerciali per la fitodepurazione e quindi già si vedono appunto aziende che propongono la fitodepurazione nella maniera più bizzarra possibile e immaginabile, anche perché spesso le aziende che si occupano di fitodepurazione vengono da esperienze di edilizia convenzionale, quindi hanno ingegneri idraulici che magari sui tubi sapranno tutti ma sulle piante non ci capiscano nulla. E quindi si vede, e poi è inutile che io fitodepuri, o perlomeno è bene fitodepurare, ma se poi l'acqua la butto via, io da un punto di vista ambientale e anche vado a buttare via soldi, vado a buttare via risorse. Quindi tutto quello si recupera, non bisogna buttarlo via, mentre nell'edilizia convenzionata si vede fare delle cose incredibili, tipo recupero l'acqua dei setti, viene fitodepurata, poi con le pompe viene riportata in casa, c'è uno spreco di energia incredibile. Però cosa pensi tu dei laghi biotopi che vengono utilizzati per fare il bagno? Certo, diciamo? Allora noi, ora io sto seguendo un progetto di un tizio a Rimini che sta riproducendo un sistema di terme romane, ricostruendole partendo dallo studio di libri antichi, per riproporre le terme così come erano. E lui è una persona che lavora molto sui fotovoltaico, quindi sulla tecnologia. E qui tutto il discorso dell'acqua, poi alla fine l'aveva trattato come una grande piscina con il cloro, le pompe e ogni cosa. Ora lì invece stiamo virando il progetto di rifare, perché io la prima domanda gli ho fatto, ho detto sì, ma visto che sei andato a studiare i testi romani, ma i romani che ce l'avevano le pompe, ce l'avevano il cloro, cioè cloravano l'acqua? Dice no. Allora, visto che tu ci sei, proviamo a fare le terme romane partendo da come trattavano un trattamento delle acque. Quindi lì faremo l'acqua che arriverà e che uscirà e rientrerà sarà tutto un sistema di fitodepurazione. Quindi anche per le acque balneabili la fitodepurazione è una strada eccellente. Gli skimmer, sì. Vabbè. Comunque anche nelle biopiscine se cascano tante foglie possono creare problemi. Comunque ci sono dei sistemi, a parte le foglie che cascano dall'alto, ma tutti i sistemi di piante che sono intorno alla biopiscina possono essere o attaccati o staccati. Quando sono attaccati si forma delle barriere pseudonaturali per contenere le piante da una parte e non vadano dall'altra.
Allora, però comunque arriviamoci per gradi, eh? Allora, prendiamo come esempio una casa in campagna, bene? Che abbia l'allacciamento fognario o meno. Comunque noi si parte che in casa che cosa abbiamo? Abbiamo i WC, quindi acque nere. E poi abbiamo tutti gli scarichi invece delle docce, dei bagni, della cucina, della lavatrice, della lavastoviglie, cioè tutte queste cose qui, che invece sono classificate come, cioè i termini sono acque grigie. E è buona norma quando andiamo a progettare comunque queste due linee tenerle separate. Allora, torno a ripetere, la cosa migliore sarebbe il sistema a secco, quindi compost toilet, però in questo caso prendiamo il bagno convenzionale. È uguale, quando devi progettare se esiste, se la casa già esiste o è da costruire. Quando ora, chiaramente se intervengo su una nuova costruzione con la progettazione mi muovo meglio, perché prevedo tutto. Quando invece ho un immobile che da recuperare, è meglio recuperarlo che farlo nuovo, a quel punto devo adattare la progettazione su quello che c'è, su quello che devo andare a modificare. Allora, io partiamo dalle acque nere, quindi dalle urine e dalle feci mescolate all'acqua. Io devo comunque avere un sistema primario di depurazione. Il sistema primario è quello che anche per legge tuttora si utilizza, che sono le fosse tricamerali o le fosse IMO, insomma, ci sono vari sistemi. Allora, il sistema che secondo me, se uno può scegliere, è il migliore, è il sistema delle fosse tricamerali, perché è un sistema che se ben progettato non ha bisogno di nessuna manutenzione, cioè una volta fatto, se è ben dimensionato, quello funziona per conto proprio. Quando si sente dire condominio ogni anno, ogni 2 anni va svuotato le fosse biologiche, è perché per due motivi: uno, o perché sono sottodimensionate, o perché ci viene buttato talmente tanti troiai dentro che vanno a inibire l'attività microbica delle fosse, quindi vanno a ammazzare tutti i microbi, e i microbi morti ne fanno a trasformare la sostanza organica in inorganica. Comunque, le fosse tricamerali sono molto semplici. Oh, io ce l'ho con me questo affare. Vabbè, qui siamo a livello del terreno. In pratica, dallo scarico da casa, bene, io ho un tubo che deve essere di 10-12 cm di diametro, che mi va in questa fossa, la quale è collegata ad un'altra fossa, solitamente più piccola. Poi ne abbiamo un'altra, ancora più piccola, con. Qui che cosa succede? Arriva l'acqua con le feci e l'urine, va bene? Il livello dell'acqua è questo, e siccome abbiamo dei materiali più pesanti, decantano sul fondo, e qui l'attività microbica è anaerobica, cioè è in assenza di ossigeno, quindi è un'attività molto più lenta rispetto a quella aerobica, però
tutta la roba che c'è qui dentro, se è ben dimensionata, quindi se non arriva troppa roba rispetto i batteri ce la fanno a degradare la sostanza organica. Chiaramente in questa prima vasca si depositano le sospensioni più grosse, in questa seconda quelle ancora più sottili, nella terza proprio l'ultima frazione. Quindi quando esce l'acqua qua, noi abbiamo un'acqua visivamente pulita perché non ha più sostanze in sospensione, però abbiamo sempre acqua molto inquinata perché dentro c'è ancora di tutto, c'è molta sostanza organica, quindi molti nitrati, sostanze azotate e abbiamo anche colibatteri, insomma abbiamo un sacco di roba. Quindi è acqua inquinata, sicuramente con un alto grado di inquinamento. Attualmente in maniera convenzionale cosa succede? Da qui se ho una rete fognaria va in un impianto di trattamento, come vi ho detto prima, esce fuori molto più pulita rispetto a questo scarico, però comunque rimane sempre inquinata, cioè un'acqua che dove ci si può irrigare, ma ad esempio se dovesse andare a irrigare ortaggi ci sarebbe parecchio da stare attenti. È anche vietato per legge. No, io dico da quando esce Dal trattamento secondario. no, proprio dal secondario e dal terziario. Cioè quando arriva alla fine, quelle acque lì poi solitamente le buttano comunque Sì, nei corsi comunque d'acqua. non va bene per l'irrigazione, lo Certo. dice anche la legge in Italia. Sì, però ora al di là, perché sai, le dice la legge in Italia, in altri paesi, ad esempio, quell'acqua lì, quando non hai acqua, ad esempio, irrigare, il campo di mais va bene, perché comunque una volta che il mais poi viene raccolto, a quel punto, soprattutto gli agenti patogeni, non ce l'hai più. Però io in questo sono molto della scuola italiana. Sì, no, vabbè, comunque io... Ma tanta roba che portano, dice, fatta in Puglia, addirittura tu non ci sei mai No, no, quello che dico è l'uso come Sì, irrigazione. però Cioè io se poi sono. finisce a mare o finisce nei funghi, Sì, comunque. comunque, tanto per dire che noi si arriva alla fine, si è sprecato un sacco di energia e alla fine abbiamo acqua inquinata. Poi si riutilizzano o meno, comunque vanno a inquinare qualche cos'altro. Bene. Ancora peggio, nei posti dove io non sono, no, la rete fognaria, e questo è lo scarico che io butto nel fossetto, in quello, e quindi lì ancora di più vado a inquinare un sacco di più. Allora, uscito da qui, noi che cosa invece possiamo fare? Noi possiamo utilizzare le tecniche di paludaggio, le possiamo usare ricreando uno stagno, proprio con la tecnica di come utilizzando quelle piante lì, e quanto va fatto grande. Perché poi quando uno va a progettare dipende dagli spazi, chiaramente gli spazi che ha. Allora, l'unità di misura, che in questo caso va anche bene perché si tratta di acque domestiche, è l'abitante equivalente. Voi, appunto, se andate a affrontare la fitodepurazione nella legge, il parametro è l'abitante equivalente. L'abitante equivalente, diciamo che in un'abitazione più o meno corrisponde agli abitanti che abitano in quella casa. Una famiglia di quattro persone, diciamo, sono quattro abitanti equivalenti. Se noi andiamo invece a fitodepurare, che so, un ristorante, ci sono degli studi dove viene comunque riparametrizzato l'abitante equivalente. Mi sembra che sia ogni sei posti, ogni sei coperti corrisponde a un abitante equivalente. Per le scuole uguale ci sono delle tabelle dove
danno i parametri. Un albergo tot abitanti, ogni tot posto letto, mi pare due, ci sia un abitante equivalente. Comunque il parametro è quello. Questo per dirvi che non corrisponde sempre alla persona che cosa. Qual è il limite di questo parametro? Il limite di questo parametro è che è calcolato sulla base di un altro parametro che si chiama il BOD, che è la quantità di ossigeno che il sistema deve produrre per essere in grado di smaltire le sostanze organiche. Allora, la domanda è questa: se io ho una fabbrica che il rifiuto non è una sostanza organica, ma è qualche altra cosa, come faccio a cos'arrivare? Allora, per la legge, hanno parametrizzato gli abitanti equivalenti anche lì, però sicuramente anche le tabelle che noi abbiamo per legge bisogna starci molto attento perché sono veramente tutte scassate. Solo nei casi molto semplici dove so che lo scarico, il problema è di materiale organico e dove, diciamo, ho persone o animali, io posso ben dimensionarlo. E per ogni abitante equivalente, voi fate conto, se riutilizzate il sistema della palude, quindi fare uno stagno, un laghetto, con le caratteristiche come vi ho detto prima, grosso modo è un sistema che può funzionare, cioè a partire da qui e poi vedremo anche le acque grigie, grosso modo si dimensiona di 10 metri quadri ogni abitante equivalente. Quindi se io ho una famiglia di 4 persone, per depurare gli scarichi di casa ho bisogno di una superficie, di un invaso di circa 40 metri quadri. Allora, per ogni abitante equivalente, se io la mia fitodepurazione la affido al sistema, diciamo, un po' più naturale, perché se io fo un laghetto, fo uno stagno, ripropongo un modello altamente naturale, perché creo un invaso d'acqua, ci metto la terra, le piante e poi gli animali, si viene colonizzata normalmente dagli animali. Devo prevedere un 10 metri quadri di invaso per ogni abitante equivalente. Se invece, vabbè, ora a altri sistemi si passa dopo, parliamo delle acque grigie. Allora, le acque grigie, anche lì occorre un sistema primario e lì bisogna creare dei pozzetti degrassatori che in commercio ce n'è 200.000 tipi, però il funzionamento. Oh, io. Ogni volta che scrivi lo devi richiudere, Ah, ecco. perché altrimenti si asciuga l'acqua. No, si consuma una carta. Allora, il pozzetto degrassatore. Allora, siccome qui noi dobbiamo andare a togliere le parti più grosse di sostanze che sono o saponose o oleose. Quindi qui non ho fisicamente l'effetto della sedimentazione, ma ho le sostanze che io devo togliere, diciamo, le prime sostanze che devo togliere sono sostanze che galleggiano. Allora, se io faccio arrivare lo scarico qua, va bene, lo scarico qua e poi comunque ho sempre il troppo pieno da quest'altra parte, se io lo lasciassi così, che cosa succede? Avrei il livello dell'acqua qua, va bene, le sostanze galleggiano e da qui mi vanno via. Mi escono e quindi non hanno il tempo di essere anche queste aggredite da enzimi e batteri e quindi non farei nulla, farei viaggiare l'acqua e basta. Se io
A questo ci metto un qualcosa che mi vada da parte a parte a chiudere. Che cosa succede? Che l'acqua, che le sostanze che galleggiano mi rimangano da queste parti, l'acqua in eccesso scorre da questa parte e mi va via senza le sostanze. E qui ho aria e questa è la degradazione dei grassi e dei saponi, invece viene fatta ad opera di batteri aerobici, quindi è una degradazione più veloce rispetto a... E quindi diciamo che il dimensionamento dei degrassatori, solitamente il degrassatore è molto molto più piccolo rispetto alle fosse tricamerali. Uno perché ci va meno roba, due perché ha un processo più veloce di degradazione. Questo è il pozzetto. Pozzetto degrassatore. Sì, ho capito. Quello di sopra è la barriera, se No, tu... questo qui ci vanno le No, acque quello lo scure. so, Ah. questo qua, questa cosa che è stata creata dopo per la parte verticale, la zona verticale, siccome è lì davanti, Sì, vorrei... qui allora, questo qui ti fa conto proprio dell'insezione, ma poi diciamo si divide a metà il contenitore, Quindi è diviso in che due. sotto, sì, è diviso in due, sotto e Passa. sopra è vuoto, e quindi quando te vai a buttare l'acqua saponosa, il sapone ti rimane, galleggia qui. L'acqua Quindi in quello è eccesso poi sacro. per l'effetto dei vasi comunicanti ti va di qua, Quindi entra di qua, il sapone rimane da quella rimane da parte. questa parte, e in questa parte qui, in presenza appunto di aria, viene degradato sia il sapone che gli oli sempre da enzimi e batteri. Quindi questi sono sistemi che, se ben dimensionati e usando, appunto, cercando di non usare schifezze, perché l'idea appunto di buttare tutti quei prodotti, di buttarli nel bagno per l'odore, ogni cosa, non fanno altro che ammazzare i nostri batteri. Ma Mm? per dei Batteri, detersivi però. scalcaranti, Tutte. disinfettanti, le cose strane. sostanze. Quello che dicevo, qua i batteri li mettiamo noi perché ovviamente non sono prodotti dalle No, i batteri, piante. guardate, quando voi vi Qua, trovate, questi i batteri ci vengono da da sé, sé. quelli non... Cioè, in parecchi, anche in questo mondo qui, io spesso, cioè, allora si compra queste cose che c'è dentro dei batteri particolari, cioè se voi andate a analizzare un centimetrino cubo di terra, dentro ci sono miliardi di batteri e Quindi questo non è di più, terra. eh? No, però i batteri sono dappertutto e basta due batteri per dopo un'ora averne miliardi, perché si riproducono Sì, in... perché Sì. io ho Tanta pappa visto, da dare. delle macchine, diciamo, più che dei contenitori che fanno questa depurazione delle acque grigie, diversi sistemi, che però hanno, per quanto riguarda per esempio le sostanze saponose, hanno dei filtri che poi vanno lavati, puliti, quindi questo sistema No, serve allora, per i sistemi fare che, questo. allora, i sistemi di depurazione ci propongono, ce n'è anche lì 10.000. Noi si tende a usare dei sistemi dove non c'è, dove chi lavora non deve essere né pompe né energia che bisogna mettere noi, ma anche nella manutenzione, perché quando vi dico... se è ben progettato, se non ci si butta fuori dentro schifezze, non c'è bisogno di far arrivare un mostro di camion, e ora si chiamano operatori ecologici con le pompe, prende tutta questa roba, non so poi dove la buttano, perché è tutto uno spreco di energia incredibile, che invece questi sono sistemi che non so, sono naturali, ma usiamo. Non sono naturali, ma usiamo comunque dei principi naturali per farli funzionare. Arrivati qua, quindi fatto il nostro, come
con questi due sistemi, che è il nostro sistema primario, noi non abbiamo fatto altro che togliere il grosso delle particelle, però sia qui che qui abbiamo comunque sempre acqua molto inquinata. Un sistema, come abbiamo detto, è quello proprio di riprodurre il sistema palude, quindi laghetti. Un altro sistema che si può usare o da solo perché magari c'è poco spazio, cioè non abbiamo lo spazio di fare il laghetto. Di tutte e due, di tutte e due. Oppure comunque... Dopo il decassatore dove va a finire l'acqua? Ora ci sei. Pensavo di essermi fatto sia quella di qui. Ah, ora sta dicendo dove quelle due possono andare. Quelle due possono andare. Allora, diciamo io qui ho la mia casa. Bene? Qua diciamo, la pendenza mi va in qua, quindi qua ho interrato le mie fosse tricamerali. Bene, qua ho il pozzetto degrassatore. A quel punto io unisco questi tubi. Bene. Unisco questi tubi, quindi queste due acque mi si mescolano e attualmente o vanno in fognatura o vanno in qualche fosso. A questo punto io posso, questo tubo che mi raccoglie tutte queste acque, posso o creare il mio laghetto, ecco, costruire un laghetto così, allora io che cosa faccio? Perché parliamo di più funzioni, fito depuro. Mi crea un ambiente bello, dove c'è bellezza, di solito c'è equilibrio, perché queste piante, se incomincio a mettere ninfee, fiori di loto, diventano anche cose molto belle a vedersi. Attraggo un sacco di animali, tipo di insetti, che se io qui ho delle coltivazioni o degli orti, comunque... facilito tutto quello che è l'impollinazione. Io si è detto di mettere delle alberature. Se io ho un vento, una tramontana e mi arriva da queste parti, questi alberilli io li posso far diventare una barriera frangivento. Quindi questo elemento laghetto mi può dare anche la funzione di protezione dal vento. Questi alberi possono produrmi delle cose. Mi fanno ombra nel laghetto, quindi mi mantengono l'acqua e non me la fanno evaporare. Dentro questo laghetto potrei metterci anche dei pesci e avere da mangiare. Vicino al laghetto posso sfruttare delle piante tipo il crescione, tipo altre piante che magari nell'orto non mi vengono perché hanno bisogno di molta acqua. Si è detto che queste piante producono molta massa, quindi io posso sfalciarle per avere il materiale da pacciamare. Posso, vi ho parlato della piantina, la lenticchia d'acqua, quella che si riproduce un casino e quindi può diventare un problema. Ma com'è che io da un problema mi creo la risorsa? Con un retino, con una pala, qualcosa si prende. Ma guardate, io ho a casa delle vasche non grandissime e io ci facciamo tutto l'orto. E in più è buono, le galline ne vanno ghiotte. Quindi in un sistema del genere si può attivare un casino di funzioni. Non ultimo, io qui creo un microclima che è particolare, perché se io
qui ci metto 40 metri di invaso d'acqua, sicuramente ho un'influenza anche sulla mia zona zero, sulla mia abitazione. Questo rientra nei 10 metri quadri? Rientra nei 10 metri quadri? No, se io questa casa qui ci sono 4 persone, questo è un laghettino di 40 metri quadri. Cioè anche le acque esige sono comprese sì. Nei 10 metri quadri? Sì. Quindi non solo gli invasi, cioè quelli da, abbiamo parlato delle vasche o... Quelle servono solo per togliere le cose grossolane che sono in sospensione. Non c'entrano con i 40 metri quadri, vanno anch'esse. No, no, quelle vanno. Come le dimensioniamo? Lì ci sono delle tabelle. Sono le tabelle anche lì in base a più che altro ai metri quadri della casa, perché allora, mentre le fosse biologiche è bene farle un po' più sovradimensionate e sottodimensionate, perché se io ho una casa dove. Sì. Queste fosse. Se io ho una casa dove ci abito in 4 persone, però mi potrebbe ospitare 8 persone, che cosa succede? Succede che se io dimensiono l'impianto per 4 persone e un domani ci vanno a stare 8, è un impianto e poi non funziona. Quindi questo è bene dimensionarlo sulle capacità che può avere l'edificio di ospitare le 8. Cosa invece dove bisogna stare attenti invece è al dimensionare il laghetto o ancora di più quello che vi andrò a spiegare dopo l'altra tecnica. Perché? Perché siccome gli scarti nostri diventano risorse per le piante, è chiaro che se io lo sovradimensiono non posso apportare abbastanza nutrienti per tutte le piante, quindi se ho una superficie troppo grande poi avrò dei sistemi dove le piante non riescono a crescere. E questo è un problema, ve lo dico perché quando tu vai in un comune e tu dici bene, io devo costruire questa cosa, ti mettono in mano delle tabelle. Siccome l'impressione, cioè nell'edilizia convenzionale si tende tutto a sovradimensionare, in questo caso se sovradimensioni tu rischi di progettare un sistema e poi non funziona. Anche sovradimensionandolo non funziona? No, se lo sovradimensioni non funziona. Se lo sottodimensioni magari non ti riesce a fisodepurare tutta l'acqua, ma le piante vivano tutte. Quindi, questo è il discorso della laghetto. Un altro sistema è quello, ora io vi spiegherò tecnicamente un po' meglio la tecnica che di solito si usa nelle case, che sono le vasche a flusso orizzontale. Posso farti una domanda? Invece il sovradimensionamento, tu hai detto quando c'è una casa che va da 4 abitanti a ipotetici 8, lì invece va dimensionata, come dicevi tu, sul più grande, quindi non dà problemi il dimensionamento maggiorato sia delle fosse tricamerali che del degassatore. No. Il problema è solo sul laghetto, diciamo. Sì, no, il problema qua è chiaro che facendo un impianto più grosso hai il problema dell'investimento iniziale che non è da poco. Insomma, quindi va sempre ragionato su tutto, perché se io mi faccio una casa e può ospitare 8 persone, però ho una condizione, vita naturale durante, so che rimarremo in 4, io l'impianto dimensiono per 4. Se invece sono in una situazione che un domani potrebbero invece aumentare i fruitori dell'edificio, allora esatto, devo valutare di fare l'impianto un po' più grande. Nel caso di un agriturismo che magari oggi ce n'è 4, domani ce n'è 6, dopodomani ce n'è 8, ma per un breve tempo, lì vanno fatte probabilmente delle considerazioni. No, in un agriturismo te devi fare questo impianto qui dimensionato come se l'agriturismo fosse tutto pieno, perché il picco te ce l'hai quando se lo fai, perché tu prevedi in determinati periodi che sia tutto pieno, altrimenti ne costruisci meno. Sì. Allora, in pratica noi abbiamo questo tubo qui che è questo qua, cioè dove ci arriva gli scarichi sia delle acque grigie che delle acque chiare.
bisogna realizzare un pozzetto . Questo pozzetto serve sia a far sedimentare proprio le ultime particelle, ma anche per ispezionare se a volte i tubi si tappano, per vedere. È sempre buona norma quando noi andiamo a stendere i tubi per terra, minimo ogni 20 metri mettere un tubetto di ispezione per riuscire a capire dove abbiamo un'eventuale interruzione della tubatura. A questo punto noi facciamo uno scavo nel terreno dove alla fine mettiamo un altro pozzetto di ispezione, anzi questo sbagliato. Allora, questo scavo qui solitamente si fa lo scavo di un metro. Lo scavo, sì. Chiaramente uno può fare lo scavo di un metro tutto dentro terra, oppure può prendere una parte risulta della terra, metterla agli angoli. Insomma, l'importante è che l'invaso sia di un metro. Ah, dopo questo, invece del laghetto, si fa questo. Questo si chiama, è un sistema di fitodepurazione vasca flusso orizzontale. Allora, qui gli va dato una pendenza del 2%, ma anche me 1-2%, ma deve avere una pendenza veramente pochissima pendenza. E che cosa facciamo? Riempiamo questo invaso di ghiaia. Sì, per 70 centimetri. Mentre me sul fondo non abbiamo fatto niente. Ah, sul fondo, allora, noi facciamo la vasca. La vasca deve essere impermeabile. Deve essere, hai ragione, perché prima di metterci la ghiaia bisogna... Allora, la vasca deve essere impermeabile. Impermeabilizzazione, allora, se noi abbiamo un terreno molto argilloso, che cosa dobbiamo fare? Scaviamo e poi con un qualcosa di pesante lo dobbiamo battere. È un lavoro faticoso, però se uno ha già l'argilla è il sistema migliore. È il sistema migliore perché intanto perché l'alternativa è quella di inserirci una guaina in PVC. Quindi intanto non si compra la guaina. Intanto non si mette la guaina in PVC, è comunque anche quella una schifezza. Va bene. E soprattutto è un sistema che va molto più là nel tempo, perché la guaina in PVC, per quanto mi possa durare, per quanto possa essere ben costruita, a un certo punto finirà la sua funzione. Mentre se io invece l'invaso ce l'ho d'argilla, quello a me mi dura, se c'è sempre, a patto ci sia sempre l'acqua dentro, mi dura per sempre. Quindi o argilla o un telo PVC, cioè non deve percolare questa. Prima parlavi anche di uno spessore minimo dell'argilla. Va, se io ho un terreno molto argilloso, per esempio in Toscana ce ne sono tanti terreni dove... Ma non
hai 30-40 centimetri già di banco argilloso e quindi non hai problemi, usi quelli. Se uno ha un terreno ben argilloso, però vuole essere sicuro, a patto che abbia dei banchi d'argilla vicino, può riportare l'argilla. In teoria, se te vuoi fare un invaso in un posto dove non hai roccia, non hai niente, è lì un lavorone perché devi avere uno strato d'argilla per lo meno 30 centimetri. Ogni 5-6 centimetri stendi l'argilla e batti fino ad arrivare a 30 centimetri. A quel punto hai un elemento veramente impermeabile quando rimani bagnato, che se poi si secca spacca l'argilla. Quindi una volta trovato il sistema di impermeabilizzare l'invaso, ci si mette 70 cm di ghiaia. E che ghiaia si mette? Ad esempio, questo è un errore che io vedo fare nell'80% dei progetti di questi tipi di cose. Va messo della ghiaia tonda, perché in natura la ghiaia spezzata non esiste. Siccome, torno a ripetervi, molti che si sono messi a operare in questo settore vengono dall'edilizia convenzionale. L'edilizia convenzionale, le malte invece bisogna farle con la ghiaia spezzata e non con quella tonda. E lì è un problema di lavorazione, eh? Sai che prevalentemente andiamo a rubare da un fiume, giusto? No, allora. Si trova giacimenti, perché poi in edilizia noi si utilizza sabbie, ghiaie, si vanno a solitamente, prima andavano a cavare nel letto dei fiumi, quindi era un disastro, molto meno di quello che si fa ora, perché comunque con i mezzi che avevano non è che riuscissero a fare tanti danni. E ora fortunatamente è proibito andare a cavare negli alvei dei fiumi e quindi però si possono trovare siamo ricchi di giacimenti di ghiaie, perché dove passava prima l'acqua, fiumi che magari hanno deviato, sono prosciugati o laghi, ci sono dei banchi di sabbia enormi, quindi non abbiamo problemi. E dove troviamo i banchi di sabbia e di ghiaia, le ghiaie sono sempre tonde, quindi anche estrarli costa molto meno, perché mentre la ghiaia, quella si usa in edilizia, spezzata, per essere spezzata deve passare da dei mulini, che anche lì si consuma un sacco di energia, mentre per selezionare questi tipi di ghiaie basta solo vagliarle, non si devono spezzare. E perlomeno i tedeschi, di cui in questo caso hanno molto più, sono quelli che nel mondo hanno più esperienza di tutti, perché hanno iniziato per prima a fare questi sistemi. Loro usano questa ghiaia di 2-3 centimetri. Tutto uguale, eh? Non ci deve essere strati diversi. Solo in questo punto, solo nel primo punto e nel finale è sempre bene metterci invece della ghiaia più grossa, di 5-6 cm. Questo perché? Perché per quanto noi abbiamo tolto le particelle in sospensione, qui negli anni, in questo punto dove andiamo nella prima parte dove andiamo a mettere l'acqua, è la parte dove c'è magari qualche residuo c'è e quindi potrebbe andare a intasare gli spazi che ci sono fra granello di ghiaia e granello di ghiaia. No, tutto il pezzetto, magari se te fai l'invaso dandogli un po' di pendenza, cioè i primi 20 centimetri dove fai passare il tubo, poi vi faccio vedere in pianta come si mettono questi tubi. Quindi si riempie quelli. Però prima di riempire noi bisogna pensare ai tubi. Allora, ve lo faccio vedere in pianta.
qui abbiamo il pozzetto che è questo, qui abbiamo il pozzetto che è questo. Questo tubo che entra in pratica è fatto in questa maniera e sono quei tubi forati. Questo va messo in maniera perfettamente orizzontale, in maniera tale che l'acqua che entra di qui poi venga distribuita su tutta la superficie, perché l'acqua più rimane a contatto con le radici delle piante e più si fitodepura. Quindi ci sono due cose a cui c'è da stare attenti: che l'acqua scorra lentamente, per questo nelle paludi l'acqua non è mai ferma in una palude, però scorre talmente piano che a noi ci sembra ferma. E quindi fare una vasca del genere, ad esempio una grossa pendenza, è un errore perché va contro questo, questo sistema. Ma anche se io concentrassi, se io non facessi questo sistema, io l'acqua la concentrerei solo in un punto e ad esempio tutta questa parte qui non mi lavorerebbe perché magari si irraggierebbe in questa maniera. Quindi per dare la possibilità all'acqua di stare il più possibile a contatto con il nostro sistema, noi si mette questo tubo e lo mettiamo qui, subito sopra la ghiaia, cioè si vede questo tubo quando si fa il coso. Qui da questi buchini qui l'acqua passa e incomincia a infiltrarsi nel nostro sistema. Mentre da quest'altra parte abbiamo lo stesso tubo, sempre forato, però non l'abbiamo più posizionato in questo punto, ma l'abbiamo posizionato in fondo, perché a quel punto mi raccoglie sotto la ghiaia? Sì, diciamo, ora non è detto che debba proprio essere sotto la ghiaia, però deve essere in fondo, va bene? No, sono piccoli, questi sono piccoli. Comunque, quando uno va a fare una cosa del genere, va da chi vende materiale idraulico, cioè io voglio un tubo forato per fare questa cosa. Allora, quando si arriva qua, questo tubo, se voi vedete, io ho fatto... Ora, anche qui ci sono un sacco di sistemi. Allora, io l'acqua qui sono 70 centimetri, ma io l'acqua la tengo a un livello di 50 centimetri l'acqua. Perché? Perché in questo caso qui io ho un sistema dove non ho acqua affiorante, quindi non ho traspirazione, se c'ho qualche malfunzionamento non ho cattivi odori. Bene. E in questo caso, ad esempio, contenere zanzare sarebbe difficile, perché io in questi sistemi, questi sono sistemi naturali che se io, buongiorno, che se io lavoro bene, ad esempio, posso creare delle trappole biologiche per le zanzare, quindi ho acqua ferma, bene, dove mi attira le zanzare e io in qualche maniera le faccio fuori. No, ma le faccio fuori perché poi dopo rientra nella catena alimentare. Mentre in un sistema del genere, siccome... Allora, io qui li posso fare fuori mettendoci pesci. Se voi avete visitato magari delle ville storiche, nelle ville storiche c'era sempre delle vasche grandi con dentro che cosa? I pesci rossi. E i pesci rossi, sì, erano belli a vedere, ma i pesci rossi c'hanno una caratteristica. Fra le varie cose che possa mangiare, se ci sono le larve e le zanzare, le preferiscono. C'è un altro pesciolino che è la gambusa, che anche lui ha questa caratteristica. Quindi ci sono dei pesci che possono tenermi sotto controllo il discorso di zanzare. Mentre in una situazione del genere io i pesci non mi ci campano. E quindi è un problema, invece ne devo tenere conto, anche perché questi sono sistemi che solitamente sono vicini a casa. Quindi
però io tengo l'acqua a 50 centimetri e quindi io posso tranquillamente camminare sopra la mia vasca di filtro di depurazione, non mi bagno. Come faccio a mantenere questo livello? Con questo sistema. Ora io cerco di usare sistemi molto semplici. Qua io metto un manicotto in maniera tale che questo tubo si possa girare. L'inclinazione di questo tubo mi può controllare il livello. Quindi lo tengo sempre a 50 centimetri, ma metti per qualche motivo devo svuotare la vasca, piego tutto il tubo e svuoto la vasca. Quindi abbiamo i tubi, ci mancano le piante. A quel punto, e poi anche di come si dimensiona questa cosa, a quel punto io incomincio a metterci le piante. Le piante, quelle che fanno funzionare bene questo sistema, sono le prime piante, quelle che stanno nel primo punto, quindi giunchi. Una delle più usate è la Phragmites australis, che è quella, la Phragmites, dove si fanno le cannucce. Quella è la più usata, però si può usare anche piante ornamentali. Ad esempio, se ad Amsterdam, in parecchie città del nord Europa, queste vasche vengono fatte nei giardini, nei condomini. E magari invece di metterci le canne ci vogliono metterci i fiori. E quindi si può creare delle vasche di fiori, perché ad esempio l'iris, c'è l'iris, c'è come ho detto prima la menta d'acqua, c'è un sacco di piante che fioriscono e quindi invece di un impianto di... Tipo queste che fioriscono Sì, tutto l'anno. l'iris sono dei bulbi, quindi tutti gli anni, anzi. Però ha comunque una fase in cui non è Sì, attivo, come penso, giusto? è una fase in cui non c'è il fiore, la pianta è sempre È attiva, sempre attiva, quindi. attiva meno l'inverno, ma è sempre attiva. E parlando dell'Australis, solitamente ci si mette un 4 piantine per ogni metro quadro. E come torno a ripetere, se uno trova un corso d'acqua di queste piante, ne può trovare quante gliene pare. La cosa migliore è andare quando la pianta è al minimo della vegetazione, quindi di questo periodo, novembre-dicembre, e tagliare i ributti, va bene, tagliare i ributti, prendendo, perché non so se avete mai visto le canne, però in fondo la canna a livello degli internodi ha delle radici che sono proprio, partono così, sembrano proprio, per dirvi, solitamente noi siamo abituati alle piante, le radici vanno verso il suolo, mentre queste proprio a raggiera sono. Bene? Voi tagliate dove ci sia perlomeno un nodo, tagliate un 20 centimetri, bene, e poi la parte dove sono le radici le infilate nella ghiaia direttamente a 45 gradi. In primavera voi avete la vasca piena di piante, cioè questo sono sistemi che si riproducono in maniera incredibile. E a primavera avete la vasca in piena efficienza. L'acqua che esce fuori da questa vasca, ma comunque anche da quest'altro sistema, invece non è acqua da bere, però è acqua con cui potete tranquillamente rigarvi l'orto e mangiarvi tranquillamente tutto quello che volete. Ma senti, ora io bene bene non lo so, però ad esempio nell'orto, che so, le cipolle, gli agli, solitamente si mettono anche queste a 45 gradi, perché molto probabilmente fanno prima, non so, il motivo non te lo so dire. Forse resistono meglio all'azione del No, vento. perché sono piccoline così. Siccome una talea non ha ancora l'apparato radicale, ha ancora bisogno dell'aria, perché se avesse le radici
radici prenderebbe l'aria, come ha detto lui prima che c'è i canaletti. Però queste sono piante che se tu metti metri vari ti va, però la tecnica consigliata è quella lì. A quel punto avete tutto il sistema che è efficiente. Come si dimensiona? Ci deve essere un rapporto fra la larghezza e la lunghezza a favore chiaramente della lunghezza. Solitamente si va verso sistemi dove il rapporto sia di 1 a 2,5, 1,3. Cioè se noi abbiamo 3 metri avremo una vasca di 8-9 metri in lunghezza. Questo perché? Perché l'acqua deve scorrere il più possibile per stare più a contatto possibile con le radici. Posso chiedere una cosa? Porca miseria. Per il laghetto di prima, quando tu dicevi dimensionato 10 metri quadri di abitante, poi c'è un momento in cui satura. Dove va a finire l'acqua del laghetto? Quello che ho detto prima è che tutta l'acqua che noi fitodepuriamo non deve essere, deve essere riutilizzata. Quindi noi ora siamo arrivati al punto che abbiamo visto due sistemi, questo più naturale, questo un po' più forzato. Il dimensionamento, poi dopo ora ci arriviamo subito a questo. Il dimensionamento di questa vasca è mediamente dai 4, c'è chi indica 4, c'è chi indica 5 metri quadri abitante equivalente. Quindi una vasca per 4 persone mediamente viaggia sui 18-20 metri quadri di superficie. Bene, giustamente dice bene, e ora l'acqua dove va? L'acqua va dove vogliamo noi, perché da qua o da qua, allora intanto noi il sistema acque non bisogna mai progettarlo e vederlo come un qualcosa a sé, cioè se io, ora noi si affronta la fitodepurazione, poi si affronta il recupero dell'acqua dei tetti, poi si affronta il recupero delle acque superficiali. Il sistema acque va visto nel suo insieme. Il concetto poi è molto semplice, perché io dove vado a accumulare acqua, io comunque devo avere un tubo di troppo pieno che quando quest'acqua è in eccesso rispetto all'invaso mi deve andare da qualche altra parte. Alla fine io non la posso trattenere tutta l'acqua, quindi alla fine avrò anche uno scarico in un fosso, in un fiume, in quello, però l'acqua trattata in questa maniera quando va nel fosso, nel fiume, è acqua pulita. Allora tutte queste acque io le devo poi. Allora, il sistema di... Partiamo da questo. Io con questo sistema l'acqua la fitodepuro, ma la trattengo per poco. E non posso... È difficile, quando mi esce l'acqua da questo sistema, andarla a stoccare, a utilizzare. La posso utilizzare se, ad esempio, ho l'orto vicino, ho un campo, e allora posso usare la subirrigazione, cioè faccio percolare quest'acqua, la faccio assorbire dal terreno, quindi in una parte ne andrà a usufruire le mie coltivazioni e una parte poi rientra in falda. Ma se io voglio gestire l'acqua per farla andare a un orto più lontano o per altri usi, a quel punto da questo sistema qui per forza deve avere un invaso, o ho una cisterna o ho un laghetto, perché sennò io come faccio a contenerla quest'acqua? Quindi quando noi andiamo a progettare questi sistemi c'è da pensare anche per lo successivo. Poi
il recupero delle acque della casa, dove le butto? Ad esempio, e non c'è una risposta, cioè si fa sempre così, bisogna adattarsi al tipo di progetto. Allora, una delle prime cose è chiaramente in un progetto di vedere l'acqua dove la posso stoccare e vedere anche dove la posso utilizzare se ho delle pendenze, perché oggi come oggi cosa si fa? Si fa i progetti, l'acqua viene messa da una parte o da un'altra senza tener conto delle pendenze, perché tanto ci sono le pompe, da qualsiasi posto io ho l'acqua la posso pompare e portarmela dove voglio. Invece in un progetto in permacultura noi l'acqua, l'accumulo dell'acqua, bisogna possibilmente cercare di tenerla più a monte possibile e farla arrivare a valle in maniera il più possibile graduale. Ora qui voi siete in pianura, ma ad esempio questo è un tema per chi vive in collina e in montagna, che è tutto un altro tipo di progettazione. Quindi come progettare l'acqua dipende molto da dove noi ci troviamo. Però parliamo dell'acqua dei tetti. Ho visto degli schermi prima, quindi quanta acqua si può accumulare dai tetti ve l'hanno già spiegato, ho visto. Sì, se vuoi, chiaramente se uno guarda le medie, a parte che ora è tutto sballato, comunque uno deve guardare le medie di quanti millimetri in un anno piove, vedere anche i mesi in cui piove di più e di meno, dopodiché calcolate la superficie del tetto. Se ad esempio, ora no, non sarà qui il caso, ma se piovono in un anno 1000 millimetri d'acqua, vuol dire che ogni metro quadro di tetto in teoria può procurarti un metro cubo di acqua. Però in teoria, perché c'è una percentuale che comunque tramite lo scorrimento, l'evaporazione se ne va via. Quindi voi fate con questo calcolo, se lo fate su un tetto che ha una buona pendenza di tegole in terra cotta, questo calcolo lo dovete fare all'80%, cioè non è un metro cubo ma è 0,8 metri cubi, perché un 20% se ne va via. E poi dovete prevedere chiaramente picchi, perché un conto sono le precipitazioni, che solitamente quando piove tanto è anche quando c'è meno bisogno di acqua. Però questi sono tutti calcoli abbastanza semplici. Tra l'altro io vi lascerò un file con anche dei libri consigliati. E tanto c'è un libro di AM, insomma c'è un libro che tratta proprio del recupero dell'acqua con tutti i sistemi di come fare poi i calcoli. Però quando io recupero l'acqua del tetto, il primo utilizzo devo fare dell'acqua del tetto, siccome è acqua che è già pulita, perché l'acqua del tetto è acqua di fatto distillata, non è potabile, uno perché manca sali minerali, due perché comunque a contatto del tetto si può leggermente inquinare, ma è un'acqua ottima per poterla utilizzare nei bagni, nelle cucine, docce, scariche del WC. Voi fate conto che sono una famiglia di quattro persone, tutto questo uso domestico comunque vanno a consumare un 40-50 metri cubi di acqua l'anno, e sono anche soldi, perché se uno va ad esempio noi in Toscana un metro cubo d'acqua si paga 2 euro a metro cubo, oltre questa è la parte economica, oltre il fatto che si evita di usare l'acqua del rubinetto, e comunque un'acqua che viene dalle falde, è un sistema di trattenere l'acqua. Ci potrebbe essere salmonella? No, è difficilissimo. Abbiamo visto
visto che poi c'è la cacca degli uccelli, sì. Allora, usare, guardate, usare l'acqua piovana per gli usi domestici ti dà un sacco di vantaggi. Uno, non hai calcare, quindi non hai tutto il problema. Allora, perché noi il problema è calcare, che cosa facciamo? Mettiamo gli anticalcari. Quindi compriamo l'anticalcare, poi dobbiamo, si ributta nell'acqua, si inquina l'acqua, cioè è tutto un ciclo vizioso. Invece l'acqua, quello che dobbiamo fare, l'unico accorgimento è di mettere un filtro, dei filtri, ma per togliere le eventuali sostanze grosse, tipo le foglie. Sì, ma se ci sono degli alberi che arrivano a coprire il tetto, su quegli alberi ci saranno uccelli, quelli uccelli caccheranno. Ad esempio io, e i pozzi sono io quasi sempre avrei di coliformi e salmonella. Scusate, sì, allora, in questo caso qui uno usa l'acqua per gli sciacquoni e per la lavatrice, perché lo sciacquone, tanto c'è la cacca delle cose. Allora, il discorso dei rubinetti, se te hai una situazione dove comunque tu c'hai un tetto alto, gli alberi non ci arrivano, cioè... Prendo solo quello e non quella dove arrivano. Esatto. Cioè, l'importante, cioè, non esiste nulla di assoluto, bisogna capire qual è il principio. Però siccome noi abbiamo, perlomeno io fino a poco tempo fa, pensavo che l'acqua piovana fosse proprio... che fosse parecchio inquinata perché le piogge acide, invece è sicuramente, ad esempio, l'acqua piovana che non è inquinata a queste cose qui, secondo me anche senza sali minerali è meglio di qualsiasi acqua minerale, perché se si va a vedere come producono l'acqua minerale ci viene male a tutti, molto meglio l'acqua del rubinetto. A quel punto noi l'accumuliamo, io vi do un po' di parametri, tanto per essere anche nella progettazione. Voi fate conto che in un posto anche come questo, una piovosità media, il recupero dell'acqua solitamente si cerca di avere dei contenitori di circa 3 per una famiglia, sempre 4 persone, di 3 metri cubi. Con 3 metri cubi riusciamo a gestirsi i picchi e a sfruttare bene l'acqua. Allora, noi l'acqua, quando la prendiamo dal nostro tetto, allora, intanto occorre creare un sistema di raccolta, perché noi abbiamo solitamente le gronde che devono avere una pendenza, quindi questa falda qui io l'acqua la prenderò da questa parte qui. Ma quando chiaramente quando io poi la prendo alle gronde la devo stoccare da qualche parte, no? Allora mi devo creare dei serbatoi per poterla utilizzare quando mi serve all'interno dell'abitazione. Questi serbatoi poi devono anche loro avere un troppo pieno, perché se ti piove tanto supera la capienza del serbatoio, poi quest'acqua la devi mandare da qualche parte. Quindi la progettazione c'è da capire intanto come utilizzarla, se solo nei WC o da altre parti, quindi l'impianto si fa diverso. Oppure, e poi dopo bisogna pensare anche al troppo pieno, dove mandarlo. Ad esempio, se io ho un laghetto vicino a casa, non ho dubbi, lo mando lì. Se ho la fitodepurazione e il laghetto, non lo faccio passare dalla fitodepurazione, perché è inutile il fitodepuri un'acqua già pulita, la mando nel laghetto. Mi è sfuggita una cosa, la dimensione di quel serbatoio viene fatta in base sempre agli abitanti, quei 3 metri cubi. Sì. Si fa considerando sempre... Si fa considerando quali sono i consumi pro capite. Ad esempio, se te dice io la utilizzo per il WC, ma anche lì c'è la differenza, perché se te il WC gli metti
la doppia funzione di scaricare se vai a urinare, butti poca acqua, e altri, quello consumi meno acqua rispetto, quindi va fatta una valutazione sul tipo di impianto che hai, anche sugli stili di vita a questo punto, e tu lo dimensioni. Mediamente una famiglia che non sta molto attenta a consumi, 3 metri cubi se li gestisce bene. Uno che sta molto attento magari con 2 metri cubi fa. Cioè significa che quanto dura? Eh? Cioè significa che quanto dura, perché immaginiamo la nostra lunghissima stagione secca. Quello anche, ma quello va calcolato poi anche il picco, però c'è un punto dove, perché l'idea dice, io siccome ho un periodo molto lungo di siccità e non piove, l'idea è quella di fare un impianto molto grande, ma lì c'è un limite, perché poi questi impianti costano e te devi decidere fino a che punto tu puoi arrivare, cosa arriverà a un punto che non ti merita fare un impianto più grande, ti merita in l'ultimo periodo usare l'acqua del rubinetto, del pozzo, quello che hai. Però ci sono delle tabelle, ora forse ce l'ho dietro, dopo te le fa vedere, dove si vede qual è il consumo. Mi pare per il WC siano, appunto, se uno ha un meccanismo di genere, sono 20 litri al giorno persona, per la lavatrice 12, e quindi uno moltiplica per 365 e tu hai il coso. Poi dividi sulla piovosità stagionale e tu vedi più o meno qual è l'impianto, come dimensionarlo. Però normalmente i 2-3 metri cubi vanno bene. Allora, dove si posizionano queste cose? Allora, gli accumuli d'acqua fatti in questi tipi di contenitori non dovrebbero superare la temperatura di 16 gradi, ovviamente in estate, perché troppo calore poi in genera processi di degrado. Quindi quasi tutti li interrano, mettono sotto sedia, o se uno c'è una cantina la mette in cantina, però da lì poi hai bisogno delle pompe. Io vi dico un'esperienza che abbiamo fatto, ma è una, come vi ho detto prima, quello che vi dico io poi uno lo può fare in maniera, cioè io vi dico qualche esperienza per dirvi che è possibile anche pensare qualcosa di diverso, ma poi le soluzioni possono essere veramente tante. Noi in un'abitazione cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato quei contenitori che solitamente vengono usati per trasportare i saponi, l'industria, che sono... Quelli dove faceva il compost ieri, praticamente. Che hanno intelaiatura. Solitamente sono di un metro cubo proprio. E essendo di un metro cubo, se noi ci serve un impianto di 3 metri cubi, se ne mettiamo in batteria 3, intanto ricicliamo il contenitore e che se troviamo dove li buttano non ci costano nulla. Noi abbiamo usato, spesso si usa, l'avevo detto anche a Andrea, la parete, quella non chiaramente la parete a sud, ma magari la parete a nord, li possiamo mettere in sequenza uno sopra l'altro, si possano mettere in terra o si possono addirittura mettere anche in facciata. E come facciamo per proteggere dal sole? Ad esempio, si possono rivestire in terra cruda, cioè gli diamo una massa tale a queste cose che proteggano dal caldo verso l'esterno. Poi sarà un argomento che faremo oggi pomeriggio, quella della coibentazione delle masse termiche. Uno dice, io metto questi cubi in facciata, sono brutti, e lì bisogna, voglio dire, si possano poi usare per creare delle rientranze,
cioè se uno e ha questo elemento qui, magari ha la, diciamo, l'intonaco qui è uguale a questo qui, perché dentro abbiamo messo i nostri cose. Qui sotto io posso usarlo, ad esempio, per farci una serrettina o farci un ripostiglio, poi ci posso far crescere le piante, cioè posso fare 3000 cose. Però in questo sistema qui io l'acqua, e cosa ho fatto? Me la sono tenuta in alto e non ho bisogno di nessuna pompa per alimentare dove voglio alimentare. No, siccome quelli lì sono contenitori di una plastica un po' come quella alimentare, che non si impregna, e quindi sono, una volta sciacquati, sono pulitissimi. Non resta residuo. Sì, l'importante è che non ci siano andate sostanze. Un po' di sapone. No, noi questi tipi di contenitori si utilizzano tantissimo. Proprio per gestire l'acqua, non solo.